Un'avventura in mezzo ai colli di Castaremondo alla ricerca delle vere origini di Nazareno Strampelli. Il genetista che visse a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento fu il primo a pensare di modificare il DNA del grano rendendolo così immune a certe malattie e rendendolo resistente alle colture nelle zone del Terzo Mondo. Una scoperta di uno scienziato che oggi divengono i protagonisti della pellicola girata dal regista e documentarista Giancarlo Baudena. Stavo facendo questo documentario sul grano e ad un certo punto sono incappato in questo personaggio che ha stravolto la mia vita in senso positivo. Mi sono innamorato di lui, della sua opera e mi sono messo in quattro per trasformare questo mio documentario che doveva essere solo sul cereale. È diventato Nazareno Strampelli e il grano, quindi era il numero uno del grano. Un'occasione imperdibile per la città di Castaremondo, che metterà a disposizione tutti i suoi mezzi per poter ospitare questo omaggio ad un personaggio che ha tentato di combattere la fame nel mondo. Vedere qui a Castaremondo, rivivere un po' questa emozione, quindi la vita di questo grande personaggio, fin da bambino fino poi a tutta la sua attività successiva, ambientato proprio qui a Castelraimondo, quindi con la possibilità di far vedere anche i nostri paesaggi, i nostri luoghi che sono rimasti per la maggior parte inalterati, quindi quelli che potevano essere i percorsi fatti da Nazareno Strampelli nelle nostre campagne sono ancora possibili da rivivere, quindi è una grande occasione per pubblicizzare non soltanto il personaggio che sicuramente è in primo piano, ma anche i nostri ambienti, la nostra cultura e i nostri prodotti tipici.